Quella cuciniamo insieme ad Andrea, crostata al gelo di melone, alias anguria. Curiosi? E allora, a un in cucina. E rieccoci qui al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento un'altra delle perle della pasticceria siciliana palermitana. Sto parlando, come dicevo nella intro, della crostata di melone. Molto semplice, con l'introduzione, con un'altra piccola spiegazione che qualcuno magari si chiederà il perché la sto proponendo adesso, praticamente a settembre. E il gioco è bello e che è fatto, ve lo spiego subito. È una ricetta molto ma molto antica. Dovete sapere che le angurie, come quasi tutti i prodotti, hanno un andamento di mercato. Ovviamente le primizie costano tantissimo, durante la stagione hanno un prezzo equo, ma a fine stagione, quindi a fine produzione, dato dal fatto che l'anguria non ha più un buon sapore, il prezzo crolla. Cosa fecero i nostri avi, i nostri antenati geniali? Hanno preso l'anguria del periodo terminale della stagione, quindi parliamo dei primi di settembre, e hanno ricavato un succo meraviglioso e hanno aggiustato il sapore aggiungendo zucchero e spezie, creando questo gelo stupendo. E quindi ho deciso di proporvela adesso. Ovviamente ci vogliono dei fiori di gelsomino, sono anch'essi gli ultimissimi, stanno finendo, e poi tutta una Andrea, serie di direttamente passaggio. alla composizione della crostata e alla cottura e poi alla decorazione. Vi dico ciò perché io ho già fatto un video sul gelo di melone, che è praticamente lo stesso che poi andremo ad usare per fare questa crostata, e vi lascio il link in descrizione. La pasta frolla siciliana. La pasta frolla siciliana io la uso per fare le genovesi palermi. Questa ricetta vi lascio il link in descrizione. Una volta che avete sia la pasta frolla che il gelo di melone, dovete fare esattamente quello che adesso vi mostrerò, un dolce semplicissimo, ma di una bontà unica. Quindi, do le ciance e mettiamo subito ovo ferrio. Benissimo, avete sicuramente già fatto la ricetta della mia pasta frolla, l'avete messa a raffreddare e potete uscirla. E un ripiano, infarinato un po' anche la frolla, poi imburrate e infarinate una teglia da crostata, quella che avete, e cominciate a distendere la frolla dando una forma appunto circolare delle dimensioni della teglia. La nostra sfoglia la andremo ad avvolgere nel mattarello e a mettere nella nostra teglietta. Con un rollino andiamo a bucarla. Una volta fatta tutta la nostra foratura della frolla, con un po' di cioccolato fondente, sciolto a bagnomaria al microonde, come vi viene meglio, e il pennello andiamo a foderare la base. E adesso vi spiego il perché sto facendo questa procedura, che ritengo molto importante. Non sono tutti che la fanno, quindi anche lì ognuno ha le sue ricette, tutte buonissime, per carità. Io preferisco farla perché alla fine il gelo di melone, di anguria, come lo chiamate voi, tende sostanzialmente a rilasciare molti liquidi, per cui il cioccolato mi forma uno strato impermeabile che evita che la pasta frolla mi diventi mollacchia. La crostata futura, crostata è stata rivestita, adesso andiamo a prepararci le striscioline, le classiche strisce da crostata, quindi con la pasta in eccesso andiamo un po' a sporcare di farina, la stendiamo nuovamente e tiriamo fuori delle striscioline. Una rodellina liscia, dentata, è soltanto una questione estetica, come più vi piace. Ok, a questo punto siamo ad un bivio, nel senso che le strade da intere sono due. Io vi dico come si fa tradizionalmente questa torta, ma c'è anche un'altra variante che è altrettanto interessante e sicuramente anche buona. Io non l'ho mai provata perché preferisco questa versione di qua. E vi spiego quali sono. Una è quella di andare a cuocere così vuota la nostra crostata e poi, una volta cotta e raffreddata, mettere all'interno il gelo di melone, guarnirla con pistacchio, cioccolato, quello che più vi piace, e servirla in questo modo. La ricetta, quella invece tradizionale, classica, prevede che adesso io metta all'interno il gelo di melone, le strisce che ho tagliato poc'anzi e le vado a cuocere insieme in forno. Io sono convinto che questa è la versione più buona, ma anche quella è una versione secondo me da poter tranquillamente provare in modo tale da poter, perché no, fare anche una bellissima comparazione. Adesso
Mi sono andato a trasferire in una sacca à poche il gelo di melone che si è intiepidito, non si è totalmente raffreddato, altrimenti una volta freddo, essendo molto gelatificato, passatemi il termine, è difficile da andare a spalmare e me lo vado a mettere all'interno della crosta. Ok, messo dentro il nostro gelo di melone, lo livelliamo per benino. Le strisce con il tuorlo d'uovo. Perfetto, fatta questa operazione non dobbiamo fare altro che andarla a fornare 170 gradi fino a totale doratura. Quindi ci vediamo fra un po'. Ed eccola qua, guardate che bella. È ben fredda, è riuscita a tenerla con le mani senza nessun problema. Andiamo a sformare e poi andremo a decorare. Io metterò su un po' di gelatina, proprio quella di copertura, e poi delle gocce di cioccolato extra fondente, minimo 70%, e un po' di granella di pistacchio. Impettavate!